Nome e cognome? Giovanni Corradini. Andrea Ceresoli. Quanti anni hai? 19. 19. Dove sei nato? Orvieto. Treviglio. A quanti anni e dove hai cominciato a giocare? Ho cominciato a giocare nel mio paesino, Castiglione in Teverina, a 5 anni. A 6 anni nella squadra del mio paese, la Pontirolese. Qual è il tuo ruolo? Mediano. Terzino sinistro o quinto di sinistra. Chi è il tuo mito? Alessandro Del Piero. Marcelo. E Andrea Pirlo. A chi ti ispiri? A lui. Pirlo. Numero di maglia? Numero 6. Numero 3. Perché? Per il ruolo, il 6. Per me è il terzino sinistro, la maglia numero 3. Cosa conta di più per riuscire a sfondare nel mondo del calcio da 1 a 10? Passione? 10. 10. Tecnica? 8. 7 e mezzo. Istinto? Non ho capito. 8. Non lo so, l'istinto... Boh, l'istinto non lo so, non me l'ha mai chiesto, sinceramente. Forza fisica? 7. 8. 8, 9. Allenamento? 9. 10. Fortuna? 9. 8. Essere raccomandati? 0. Non saprei. Allenatore? 8. Buon 9. Compagni giusti? 7. 9 anche lì, secondo me. Famiglia? 8. 9. Ogni partita, sempre. Ci stanno sempre vicini. Mi ha sempre supportato e sempre lo farà. Imita il tuo allenatore. Non lo posso fare, non lo posso. Vieni via! Non fa più giocare. Secondo te il tuo allenatore cosa ha detto di te? Ha detto che sono migliorato molto. Corradini si deve svegliare. Che sono un ragazzo che è sempre disponibile. No, scherzo, è un ragazzo che mi sta dando tante soddisfazioni. Credo che mi stia simpatico. Mi auguro che non molli e che ci faccia un'altra coppa. Non lo so, spero cose buone. Ceresoli? No, non è un nostro giocatore Ceresoli. Ragazzo serio, applicato, un po' permaloso. Hai dei difetti? A volte sono permaloso. Sì, qualche difetto, ma... Magari testardo. Se non fossi un calciatore, cosa vorresti fare? Non saprei. Vorrei lavorare nel mondo dell'economia. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Esordire in Serie A e arrivare a giocare in Serie A. Il mio sogno è quello di diventare calciatore, poi si vedrà. Ti piace studiare? Non tanto, dipende dalle cose che mi interessano. Preferisco giocare, però devo farlo. Quest'anno ho l'esame di maturità, poi si vedrà se farò l'università o meno. Materia preferita? Italiano. Storia. Quella che invece odi di più? Matematica. Matematica. La cosa che ti piace fare meno in allenamento? Lavoro aerobico col prof. Le palle inattive o la tattica, perché siamo fermi senza palla. Corsa... senza palla, queste cose qua. Anche quello è vero. Raccontaci come siete arrivati a questa finale. Vincendo 3 partite. Abbiamo cominciato giocando col Milan. Ah, tagliano, vero? Tagliano. Abbiamo battuto il Cagliari, una partita difficile che abbiamo vinto ai rigori. La SPAL, vinta anche quella. Poi con la Roma abbiamo fatto anche, penso, la miglior partita, una delle migliori partite della stagione e siamo stati qua. Ai quarti invece la Sampdoria e in semifinale l'Empoli, tutte e 3 partite difficili. Come arrivate a questa finale? Arriviamo carichi. Anche perché sarebbe la quarta finale di vittoria consecutiva. Con voglia di vincerla. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto intensa. Mi aspetto una partita molto difficile, tosta. Però sicuramente dovremmo giocare bene, fare le cose che sappiamo. Loro sono un'ottima squadra, giocano un bel calcio e... sicuro arriverà il risultato giusto. Si vedrà alla fine della partita. Qual è la cosa che ti fa più paura della squadra avversaria? Loro sono una squadra molto forte, l'abbiamo incontrata anche in campionato. Che giocano un bel calcio, un buon calcio, muovono tanto la palla, sono bravi tecnicamente. Di qualcosa al tuo avversario. Che vinca il migliore, speriamo che siamo noi. Vinceremo noi. Hai riti scaramantici? Alcuni, però non si dico. No. Spoileraci la tua esultanza in caso di gol in finale. Sì! Non segno spesso, quindi... Sì! Chi vince? Fiorentina. Si vedrà a fine partita. Perché? Perché siamo più forti. Non voglio gufare. Segui i canali social della Lega Serie A? Sì. Sì. Abbastanza. Lancia un messaggio ai tifosi e invitali a seguire la partita. No dai, mi vergogno. Spero che verrete a vedere la partita. Cosa devo dire? Perché per noi è molto importante. Venite a sostenerci in questa finale. Ciao, ciao, ciao a tutti.